Eccoci alla finale, classe C, più 88 kg, e Andrea Bassoli, Sciutti Modena contro Marco Grigis di Roma, allenato del maestro Legario e Saverio Longo. Subito in cintura l'atleta di Modena che tenta una suplex. Suplex vuol dire presa in cintura dell'avversario e proiezione. Fase di combattimento fuori dal tappeto. Ecco l'arbitro Fabrizio Nascimento, grande campione di free fight e di submission wrestling di Brasilia Jiu-Jitsu, che riporta gli atleti al centro e presumibilmente li farà ricominciare, no, li fa ricominciare a terra, perfetto. Cioè nella stessa posizione in cui erano finiti precedentemente. Vedete che Marco Grigis tiene nelle sue gambe Bassoli, è una tipica fase di lotta dalla guardia, come si chiama, no? In gergo Brasilia Jiu-Jitsu e submission wrestling. Da questa posizione poi in seguito l'atleta cercherà di attaccare andando impreso sui polsi dell'avversario per portare una tecnica di leva. In questo caso Bassoli cerca di difendersi spingendo con le anche al contempo stesso marcando quelli che sono i polsi del suo avversario, impedendogli quindi qualunque tipo di agitazione. Ecco Bassoli che tenta di andare sulle gambe, cercando di aprire la posizione di guardia. Vedete che la submission resta, qui c'è un tentativo di leva in braccio da parte di Grigis, che Bassoli anticipa, quindi riesce a difendersi e cerca di riportare la posizione in suo vantaggio. In questo momento l'atleta modenese cerca di sfruttare il suo peso per impedire di rialzarsi l'atleta romano. Vedete che la submission wrestling comunque è un tipologia di lotta differente dalla greco-romana, dalla lotta libera, però è molto dispendiosa a livello fisico. Ecco Grigis in questo caso che ha approfittato di un tentennamento da parte di Bassoli per riportare la posizione in suo vantaggio. In questo caso Grigis sta cercando di passare alla guardia, quindi vuol dire prendere una posizione di laterale totale, completa, sull'atleta modenese, che gli garantirebbe anche 3 punti di vantaggio. Qui Grigis sta cercando di passare in monta. Monta vuol dire cercare di arrivare praticamente sul bacino dell'avversario senza intrecciare le sue gambe con quelle dell'altro atleta. In questo caso Basso nel momento anticipato l'atleta romano e sono ritornati in piedi. Fase di studio. Credo che gli atleti, vista anche la loro mole, cominciano a essere stanchi e quindi la lotta a sua volta è sempre meno spettacolare. Tentativo di entrata alle gambe da parte dell'atleta romano per cercare di portare a terra l'atleta modenese. In questo caso Bassoli si è difeso molto bene. Quella che sta tentando l'atleta romano adesso è una presa di gomito per cercare di ribaltare l'atleta, cioè praticamente girando su se stesso cerca di portare Bassoli a terra e lui sopra, ma il peso dell'atleta modenese gli impedisce di portare la tecnica. Siamo ritornati nella posizione di guardia, dove Bassoli ha preso in mano il collo dell'avversario, una posizione di controllo, non certamente di finalizzazione. Bravo l'atleta romano che ne sta uscendo lentamente, presumibilmente cercherà di rialzarsi. È chiaro che c'è molta differenza di peso fra i due atleti e quindi Bassoli è avvantaggiato, scende in posizione superiore. Gli atleti stanno cercando praticamente entrambi, sperano nel fischio finale perché non ce la fanno più. Vedete che si stanno trascinando verso la fine dell'incontro. L'atleta modenese in questo caso sta vincendo i punti. Fine dell'incontro con vittoria di Andrea Bassoli a punti, che va a abbracciare il suo allenatore. Ottima prestazione dell'atleta dello Sciutti Modena.